Siamo insieme SOS Arezzo TV, benvenuto a Beppe Marconi. Ciao, oggi sei il mio luogo nativo, Cosa sono? È il mio luogo nativo. Ah, siamo alla Chiesa Superiore. Là, vai, sono tu nato. Sei nato qui? Dove là, sei nato? Ah, ci va. Lassù? In quel coso. Ah già, una volta me l'avevi detto. Quel coso, sì, siamo a Poggiolo. Al Poggiolo. Abbiamo Don Mario, che è il parroco della Chiassa. Ben trovato. Ne poco mi hai trovato. E da quanti anni è parroco? 27 anni. 26, quindi... Sono venuto nel 89. Ah, quindi insomma... Sì, si è rifatto la chiesa, si è avuto l'alluvione, si è rifatto il Chiaveretto, si è rifatto Montigiovi. Ora basta. Basta. Anche Tregozzano, perché se no... Ma anche prima c'era Don Mario. Sì, quell'altro era Don Mario. Sì. Tutto, sempre Don Mario. Bisogna chiamarsi Mario, se no non si può fare. Ma io so Elio, che vuol dire il sole. Mario, che vuol dire il mare. Verdelli, ecco il verde, la campagna, ci so tutto. È un destino. Allora, siamo venuti qua perché tu avevi avuto una sanzi, tu, perché tu sei un po' lo sceriffo, tu giri per vedere dove sono i problemi. Ma vengo al cimitero, sì, perché cimitero, i miei sono tutti qua. Va bene, ma io avevo notato che il fiume il era sporco. Il fosso effettivamente era pieno. Invece era pieno. L'hanno pulito. Adesso. Finalmente, ha fatto una bella cosa, dai giù, perché altrimenti si rischiava un'altra volta. Ricordiamo la famosa alluvione del 2010, quando fu? Tante volte siamo venuti qui e lo ricordiamo, esatto, con grande affetto. Non sono stati fatti grandi lavori, diciamo. Elio, struttura... Marcantoni, che su questa cosa ha fatto tante battaglie. Siamo venuti tante volte a intervistarlo e lo ricordiamo con grande affetto. Il giorno dell'alluvione, ma come mi piccia. È venuto anche la cosa, Striscia la notizia, sì, due o tre volte. Con Elio Marcantoni. Ecco, però i problemi qui non è che sono finiti. No, loro sono strisciati, ma non è arrivato. No, non è passato nessuno. Perché il rischio comunque è che si possano ripetere disagi c'è sempre. Per forza. Perché qua su se non mettono a posto, viene giù ogni cosa. Capito? A monte diciamo che non è stato fatto niente, è stato ripulito con questo pezzo. Perché se una nuvola batte qua su in Cambriano è una bomba d'acqua, sempre è successo, ecco perché io li mettevo nell'avviso, state attenti che qui l'alluvione per salvare la chiesa, difatti era pieno la chiesa, era scantinato sotto la chiesa, era tutto pieno d'acqua. E ancora, no, ora non c'è più l'acqua. No, ora non c'è più l'acqua. C'è l'umidità che mi viene questo, su. Questo sicuramente. Gli ho fatto un fosso sotto... di 3,5 metri, ma però non si dice, ma insomma, voglio dire, la questione è che ancora i piloni tirano su, capito? Ecco, qui siamo nella strada che va verso il cimitero. Qui è tutto questo tappato. Questo fosso che viene da Campriano, che tappato, porta su una marea d'acqua, è tappato. È tappato. E poi l'acqua, se dovesse piovere, arriva fino alla chiesa. Ah sì, sì, sempre. Piglia giù, veda, il campo lì, c'è la serrata, la rete. Entra quel campo e va in chiesa. Praticamente va verso il basso l'acqua, perché senza soldi non ci si manda. Una volta si via con i soldi si manda soldi l'acqua. Si manda ora viene ora, giù, invece, ora viene giù, giù da sé. Ovviamente, anche se non hai soldi. Manda l'ostacolo, attraversa la strada e poi va verso la chiesa. Quindi di fatto qui crea questo tappo che andrebbe stappato. Sicuramente non ci vorrebbe tanto. Vuole dire c'è un... come si chiamano? Sono dei tubi sotto, ma sono completamente ostruiti. Sì. Poi giù il fiume è stato pulito, non sono state fatte nessuna opera salvo il ponticello che è stata tolta la causa dell'ostruzione dell'acqua e adesso invece è stato completamente aperto e sono stati tolti i tubi dell'acqua che creano le problematiche. E a valle ancora ho visto che il muro non è stato fatto niente, rischia sempre di franare alla prossima piana, rischia sempre di venire giù anche quello perché non è stato fatto niente. Pensate che le bombe d'acqua purtroppo l'abbiamo visto anche le scorse settimane. Ogni volta che piove avete paura. Non c'è il laghetto lì che spaglia. Certo. Il passo anche con l'acqua da bere, voi vorreste l'acqua come tutta Arezzo della diga di Montedoro. Ecco, si fa un accorato appello al sindaco che ci dia una mano, perché quando è venuto qua disse che problemi ci avete e si gli disse anche questo, perché l'acqua che viene di quassù e lì c'è il fosso che viene l'acqua purificata, non so che li fanno, che trattamento li fanno, in ogni modo è piena di calcio. Se vedessi anche nelle ampolline quando dico la messa, mi tocca mettere una volta il vino da una parte e l'acqua da quell'altra e poi viceversa, perché Salvin Santo la corrode, ecco, il calcio, sicché calci di qua, calci di là. E quindi qualcosa bisogna fare, se no ci vuole il filtro dell'ampollina. È una battuta, certo, però certo. Sì, 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 sì. Tutti gli attrezzi che ci sa in casa
termosifoni, riscaldabagni, eccetera. Sentassero, dopo un pochino tutto è pieno di cose. Perché quest'acqua da dove arriva adesso? Di qua su. E non è molto buona. No, come ma qua sarebbe buona. Dopo la la fanno insieme con quella lì del fiume, c'è un pozzo lì vicino. Sì. Come mai perché cioè, qui non arriva sta acqua di Monte d'Oglio? Sai, le adduzioni sono state fatte tante e adesso c'è da fare quelle periferiche. Ora provveduta a mandarla in Valdiciana, bisogna che la mandi anche. Ma loro pagano sempre nuove acque? Sì, sì, e che paga, e che sorbe. La paga, la paga senza avere un grande servizio, amico mio. Ma non soltanto qui ci sono problemi, come lo toglio, non è che arriva dappertutto. Sì, sì, sì. Piano piano speriamo ma che. Ma qui voglio dire, non speriamo. È tanto lontano, di qui è Botticino che c'è. Sì, sì, ma più giù siamo di ora. Si è fatto ieri, si è fatto qualcos'altro, c'è dei fossi pieni di. Di ogni cosa. Di ogni cosa, dico, da veramente da colera. E lo so. Va bene. Che com'è la situazione qui al di là di questi? Si marcia. I fedeli come sono bravi. Ci sono i fedeli. È il prete che nega che. Penso che molti verrebbero volentieri alla messa della chiesa. Non mai riguardi l'esistenza perché i preti ci sono più. Dopo qui gli mandano un polacco o un congolese. Chiesa di Sant'Andrea c'è il parroco polacco. No, niente contro il parroco polacco. No, assolutamente. Guardi. Però sta la familiarità questo è evidente. Giusto. È vero. I giovani vengono. No, gli disse al vescovo che io era l'ora che andassi giù alla casa di riposo. In commenda? In commenda. Per riposarmi. Dice, mi disse, i preti ci mandano sì, ci si portano. Antiche volte. Bene, dalla Chiesa Superiore, grazie a Don Mario, grazie a Berta, a domani. Che vi ho.